102 pagine di comunicato stampa ufficiale. Basta darvi questo dato per farvi capire la portata rivoluzionaria della nuova Mercedes-Benz classe S. I tedeschi a Stoccarda hanno dovuto praticamente scrivere un piccolo libro per raccontare tutte le novità che sono contenute in questa nuova ammiraglia. Lo sapete, lei ha sempre avuto il compito di fare da apripista per le tecnologie e le innovazioni di casa Mercedes e ora è tornata a farlo con forza. Dopo che questo incarico per una volta era stato dato alla piccola di casa Mercedes, la classe A. Beh, ora tutte le pedine tornano al proprio posto e la classe S torna a fare quello che deve fare, e cioè l'ammiraglia, la ciliegina sulla torta, la migliore bandiera possibile per rappresentare il marchio della stella nel mondo. Come si chiama la nuova Mercedes-Benz classe S? Codice interno W223, segue la gloriosa versione uscente, la W222 del 2013. La classe S è l'ammiraglia più venduta del mondo, per questo io la chiamo la regina, vedremo se continuerà ad esserlo, e infatti fa numeri pazzeschi per un'auto così grande, così ricca, così opulenta e così costosa. Pensate che la vecchia, il vecchio modello, è stato venduto in 500.000 unità in tutto il mondo. Un terzo, poco più di un terzo di queste classe S è andato in Cina, dove peraltro c'è la media dei clienti più giovane del mondo. In media hanno 40 anni gli utenti di classe S in Asia. Tanti affezionati però anche negli Stati Uniti, in Germania e in Sud Corea. 9 su 10 delle classi S vendute sono a passo lungo. Vi do questi dati per darvi un po' l'idea del cliente tipo, del cliente medio a cui si rivolge quest'auto. L'obiettivo, anche qui detto proprio con grande modestia, non sono mai per niente megalomani i tedeschi, l'obiettivo della nuova classe S è diventare la migliore auto del mondo. La toccano piano dalle parti di Stoccarda. Per farlo hanno costruito un'auto che rimette l'uomo al centro, e l'uomo a bordo della classe S vive una vera e propria rivoluzione che coinvolge tutti e quanti i sensi. Così dicono i tedeschi, ma sarà vero? E soprattutto è pronta per diventare l'auto migliore del mondo questa nuova classe S? Beh, per scoprirlo io ho studiato a fondo le 102 pagine del comunicato. Vediamo cosa ho scoperto, provo a raccontarvelo. Partiamo dal design. Intanto un design molto pulito, molto lineare, lo sbalzo anteriore corto, quello posteriore piuttosto bilanciato, le ruote montate perfettamente a filo della carrozzeria, poche linee, superfici pulite, molto levigate, modellate, quindi semplici. Secondo me la migliore regola sempre a livello di stile per garantire un design che dura nel tempo e che invecchia molto bene o molto lentamente. Nel comunicato dicono proprio: abbiamo usato poche linee ben marcate. Sarà una frecciatina d'Audi? Secondo me sì, visto che loro sono diciamo i maestri delle linee dappertutto, dei musi super arrabbiati. Bene invece con Mercedes, mi piace questa riscoperta della sobrietà, dell'eleganza. Il mondo dell'auto ne aveva bisogno. Non tutte le auto devono essere aggressive, non tutti i musi devono essere arrabbiati, non ce n'è bisogno, almeno secondo me, e soprattutto su una ammiraglia. Le maniglie scompaiono a filo della carrozzeria, anche questo molto elegante, l'abbiamo già visto su altre auto, per carità, la Velar, ma io mi ricordo la Fiat Barchetta con quella maniglia meravigliosa. Ora anche su classe S mi piacciono molto i fari. Il frontale cambia tanto rispetto al passato, i fari sono più piatti, più rastremati, più piccoli, per questo sembra un po' più filante l'auto, anche un po' meno pesante rispetto a prima. Molto più tradizionalista il posteriore, che infatti è la parte che mi convince meno, forse perché è fin troppo simile a quello della CLS. Avrei preferito vedere un guizzo di stile in più sull'ammiraglia di casa Mercedes. Dimensioni crescono, crescono e crescono ancora. Un'auto che era enorme deve essere enorme e continua a essere gigantesca. 5,18 metri, quasi 5 centimetri e mezzo in più rispetto a prima, ma rimane ovviamente disponibile anche la versione a passo lungo, quella per chi insomma non ha niente da chiedere. 5,30 metri di auto, più 3 centimetri e mezzo rispetto a prima. E poi lo sapete, i
tedeschi della Mercedes sono dei maestri nella cura aerodinamica e lo ridimostrano ancora una volta con la classe S. CX di 0,22, un valore eccezionale per un'auto con una superficie frontale così importante, così grande. È un valore pazzesco e migliore rispetto a quello della vecchia classe S. E poi arriva l'asse posteriore sterzante, ormai lo stiamo vedendo un po' come il prezzemolo sulle auto di alta gamma. Su classe S l'angolo di sterzata delle ruote posteriori arriva fino a 10 gradi, si vedono proprio le ruote che in manovra girano controfase rispetto a quelle anteriori e grazie a questa tecnologia il diametro di svolta di classe S si riduce fino a 2 metri, non male per un barcone di macchina come questa classe S. Ma passiamo agli interni, abbiamo visto un esterno elegante, sobrio, un po' tradizionalista, mi piace perché questo secondo me è il vero spirito autentico Mercedes. Dentro invece è una bella rivoluzione. Forse la parte più innovativa che mi ha colpito di più di questa Mercedes è proprio dentro, all'interno. Mi piacciono questi interni perché la tecnologia, il mondo digitale si fondono in maniera molto armonica con l'eleganza invece delle codici di lettura analogici, quindi un'auto dove l'innovazione si fonde molto bene con la tradizione, e questo secondo me è quello che ci vuole su un'ammiraglia. Tante auto invece, la stessa vecchia classe S, secondo me non riuscivano a farlo in maniera positiva, c'era tanta opulenza e poi bam! Due display appaiati lì un po' quasi posticci, qui invece tutto molto più armonico, trovo grande armonia. Mi piacciono molto le nuove bocchette di ventilazione, non sono più tonde ma sono squadrate, molto basse, e poi quella coppia di bocchette invece laterali, verticali, mi piacciono veramente molto. A dominare tutta la plancia c'è uno schermo verticale scuola Tesla. Si possono avere però, pensate, fino a 5 sedi diversi per la zona posteriore. A differenza di tutte le auto del mondo, le ammiraglie hanno e dedicano una cura quasi maggiore ai posti dietro rispetto a quelli davanti, e questo ve lo dimostra. Addirittura potete scegliere di avere, e sono questi i dettagli che mi piace andare a scovare su queste ammiraglie, pensate, un cuscino riscaldabile per il vostro poggiatesta, e sì, perché se avete freddo la nuca, beh, schiacciate un comando e vi si scalda la testa dal poggiatesta, magari perché avete un brutto torcicollo, si sa insomma che la vita del ricco per tanti aspetti è più semplice, almeno della mia. Airbag posteriore, allora, un'auto ovviamente che cerca grande comfort, grande ricchezza, grande opulenza, un'auto che deve raccontare lo status di chi viaggia a bordo, è stata progettata per questa, ma anche un'auto capace di portare grande tecnologia, grande innovazione nel mondo dell'auto, è sempre stato così, e questo è l'aspetto più interessante secondo me di classe S. Hanno sviluppato un airbag per i passeggeri posteriori, pensato per ridurre le sollecitazioni di testa e collo in caso di impatto. Pazzesco, un grande tubo che si riempie di 71 litri d'aria, si gonfia all'istante per proteggere anche chi sta dietro. E poi grande spazio al comfort. Vi do un dettaglio: il sedile del passeggero può avere fino a 19 motorini elettrici, 8 per la regolazione generale, 4 per il massaggio, 5 per la ventilazione, 1 per il supporto lombare, un altro per la regolazione del monitor piazzato sul retro del sedile, quindi per il passeggero posteriore. Pazzesco, però sono tutti dettagli che fanno capire quanto sia complessa la progettazione e la commercializzazione poi di un'auto come questa classe S. Si possono avere 10 programmi diversi per il massaggio, ci mancherebbe, mica me ne bastano 2 o 3, ne voglio 10. Alcuni usano il calore, combinano massaggio e calore per avere il massimo comfort, e poi si può avere un climatizzatore Comfortmatic a 4 zone che ha addirittura 20 motorini elettrici solo nella zona posteriore per la regolazione delle bocchette. Pensate la complessità di quest'auto, pensate la centralina che deve gestire tutto questo, assurdo. Vorrei avere lo schema elettrico di una classe S per capire più o meno quanti chilometri di cavi corrono intorno all'auto. Si può avere ovviamente il filtraggio dell'aria per depurare l'aria, è importante, pensate in tante città asiatiche che sono afflitte dall'inquinamento. Impianto audio, si può avere un booster come vuole la tradizione Mercedes, però qui con 31 altoparlanti e non solo, 8 bus shaker. Cosa sono? Sono 2 casse piazzate in ciascun sedile, in particolare nello schienale, che riproducono il suono
e lo trasmettono direttamente al corpo umano per avere un'esperienza di ascolto in 4D, dicono Mercedes, un'esperienza d'ascolto ispirata alle campane tibetane. Così ho letto nel comunicato, ma mi sa che sono troppo povero per capire a cosa questo riferimento così particolare, a cosa si riferisse. Questo dettaglio, anche il baule è cresciuto di 20 litri, si arriva a 550 litri dichiarati, perché si sa, il ricco viaggia, ma si porta appresso anche tanti bagagli di solito. E poi un occhio alla sostenibilità, così il nostro carissimo Lewis Hamilton è contento che aveva tirato, non so se vi ricordate, le orecchie alla Mercedes per la produzione di auto. Beh, sulla classe S lo hanno ascoltato, pare, a parte che vabbè, ultimamente tira le orecchie un po' a tutti. Comunque sulla nuova classe S, lungi da me fare polemica con Hamilton, ci sono 98 kg di materiali sostenibili, 120 componenti realizzate con materiali riciclati, più del doppio rispetto a prima, e 40 kg di componenti di bordo provengono invece da materie prime completamente rinnovabili. E così Lewis è contento con i suoi hamburger vegani. E poi sulla classe S di nuova generazione debutta l'MBUX di seconda generazione. Vi dicevo, la prima generazione aveva debuttato sulla nuova classe A, avevano fatto fare da apripista per una volta alla entry-level di famiglia. Beh, ora si torna nel solco della tradizione, è la classe S che porta al debutto le tecnologie che poi arriveranno a cascata su tutti gli altri modelli della gamma. Ve lo dicevo, la particolarità è questo schermo che diventa verticale, scuola Tesla, ci tengo a sottolinearlo. Il display verticale ha 12,8 pollici, bello grande, 64% più grande di quello vecchio, più tradizionale quello davanti al guidatore, verticale, giustamente, da 12,3 pollici. In totale, comunque, l'MBUX su classe S può disporre di fino a 5 schermi, molti dei quali dotati di tecnologia OLED, ma non è finita perché il display, per esempio quello davanti al guidatore, può rappresentare un ambiente in maniera tridimensionale con effetto 3D, quindi con un autentico effetto di profondità percepito dal guidatore, ma senza servirsi di speciali occhiali 3D come avveniva insomma al cinema quando avevano lanciato i film in 3D. Qui tutto avviene grazie al tracciamento dei movimenti oculari. L'occhio vede, senza bisogno di occhiali, la tridimensionalità in questi schermi, per esempio, le mappe, della navigazione. E poi, non è, e poi ancora un head-up display pazzesco che si serve della realtà aumentata. Per esempio, durante la navigazione proietta frecce di svolta, sulla strada in maniera virtuale. La superficie, di visualizzazione di questo head-up display con realtà aumentata, pensate, corrisponde a un monitor da 77 pollici, dichiara Mercedes, e l'immagine proiettata si staglia idealmente a una distanza di circa 10 metri dal guidatore. Per gestire tutto questo popò di roba, la potenza di calcolo del sistema è stata aumentata del 50% rispetto al passato. Ovviamente tutti i comandi si possono impartire con il linguaggio naturale, dicendo "Ehi Mercedes", il sistema è in grado di interpretare 27 lingue e anche i passeggeri posteriori possono dire "Ehi Mercedes", lo sapete. Appunto, le ammiragli sono le poche auto al mondo che dedicano, no, più attenzione quasi al vano posteriore che a quello di guida. Ma non è finita qui, perché pensate, l'assistente MBUX ora su classe S, qui vi dicevo la portata innovativa di quest'auto, che porta al debutto a cose mai viste, l'MBUX, l'assistente MBUX riesce a interpretare comandi impartiti con la testa, con le mani e col linguaggio del corpo, grazie a una serie di telecamere posizionate all'interno dell'abitacolo. Ed è in grado di imparare e memorizzare questi movimenti, farli suoi e agire di conseguenza. Per esempio, se il guidatore si gira, beh, il sistema capisce che avrà bisogno magari di vedere la zona posteriore, quindi apre automaticamente le tendine parasole. Oppure se una telecamera individua un seggiolino montato sul lato passeggero, beh, avviserà il guidatore di controllare se sono correttamente allacciate le cinture di questo seggiolino. Pazzesco, ma ora è realtà su classe S, perlomeno. Vedremo poi quando queste tecnologie arriveranno sulle auto per tutti, sulle auto di noi comuni mortali. E un altro bel dettaglio, anche qui riguardo al mondo Tesla, cioè ci sono 50 parametri della tecnologia MBUX che possono aggiornati,
possono essere aggiornati over the air, quindi a distanza. La Tesla ci è arrivata da anni, ora anche tanti costruttori più tradizionalisti ci stanno arrivando, però in verità fino ad oggi abbiamo visto che Tesla esclusa, questi aggiornamenti over the air riguardavano un po' delle inezie o comunque delle tecnologie molto semplici. Su classe S no, gli aggiornamenti over the air riguardano il display del conducente, tutto il sistema di infotainment, ma non solo, anche la taratura di tutti i sistemi di assistenza alla guida e addirittura il funzionamento dei fari multibeam LED e digital light, di cui vi parlo tra poco. Quindi insomma la macchina può essere aggiornata nel profondo a distanza. Alla tecnologia dedico un capitolo intero, perché è forse tutto il comparto tecnologico è quello che fa più rimanere a bocca aperta di questa Mercedes. Partiamo subito con la bomba, cioè con la notizia che mi ha veramente fatto saltare sulla sedia quando l'ho letta. La nuova classe S è in grado, in caso di impatto, di collisione, di incidente, di alzare in tempo reale, repentinamente, di ben 8 cm tutto il body, tutta la carrozzeria dell'auto, tutto il corpo vettura. Avviene l'incidente, l'auto si alza, perché? Per mitigare le sollecitazioni devastanti che poi si ripercuotono sugli occupanti. L'auto si alza e l'impatto si va a scaricare nella zona inferiore della vettura, quella dei longheroni, quella più robusta. Quindi una tecnologia, devo dire, molto innovativa e che non avevo mai visto. Rimane l'active body control, quindi il telaio, la taratura del telaio, dell'assetto in tempo reale, le centraline, l'elettronica riesce a monitorare, ad analizzare 1000 volte al secondo la situazione della strada per regolare l'assetto di conseguenza, grazie alle sospensioni pneumatiche, quindi ad aria, che sono di serie e ci mancherebbe su una classe S, e a una rete a 48 volt. Anche questo però si era in realtà già visto sulle passate Mercedes. Attenzione però, perché poi nella seconda metà del 2021 arriva la guida autonoma di livello 3 sulla classe S, quindi non subito, l'anno prossimo. Però attenzione, la guida assistita di livello 3 si potrà avere solo su determinate autostrade autobahn tedesche in situazioni di traffico molto intenso, quindi non dappertutto, non in generale e non da subito. Anche qui un'auto pronta, che ha l'hardware per un futuro che però non è ancora disponibile, soprattutto per problemi di legislazione. L'avevamo già visto con l'Audi A8 qualche anno fa e anche con le Tesla, che in Europa non riescono a mettere in pratica la guida assistita di livello 3. Cosa consentirà di fare questa guida assistita di livello 3 rispetto a quello che si può fare oggi, quando arriverà e quando sarà legale in tutti i paesi? Beh, permetterà di avere una guida semi-autonoma, cioè si potranno mandare mail mentre l'auto è in viaggio o anche navigare su internet rimanendo seduti sul sedile del guidatore. E poi la luce digitale, digital light, ve l'ho già accennato. Che cos'è? Beh, l'ho già vista su e-tron Sportback, in realtà ora arriva anche su classe S. Beh, la luce a LED viene scomposta, indirizzata in maniera precisissima, con una risoluzione altissima, grazie a 1,3 milioni di specchi. Quindi le luci, i fari, i multibeam LED sono in grado di creare proprio delle animazioni luminose sull'asfalto di notte, per esempio segnala i cantieri, disegnando sull'asfalto il simbolo dei lavori in corso, ma anche pedoni, una carreggiata più stretta a causa di lavori di manutenzione, ma anche semafori, stop e divieti. E questo è possibile grazie a una risoluzione di questo fascio luminoso pazzesca, 2,6 milioni di pixel. Una luce così precisa che si possono disegnare loghi in movimento grazie alla luce. Pazzesco, ma anche qui non una primizia, attenzione. L'illuminazione interna è interattiva, cioè si può personalizzare in tantissimi modi. E poi un'altra bella chicca tecnologica: la classe S può entrare e uscire da un parcheggio grazie a uno smartphone, senza che ci sia a bordo nessuno. E vabbè, e questo si era già visto, la serie 7 per esempio lo faceva al debutto, però questa nuova classe S, udite udite, è in grado di entrare e uscire da un autosilo in maniera completamente autonoma, cioè senza che a bordo vi sia nessuno. E questo è qualcosa su cui si stava lavorando da anni, adesso arriva su un'auto di serie. Però attenzione, solo in autosilo
provvisti di una tecnologia particolare, cioè dotati di una infrastruttura AVP, e sono nei paesi in cui tutto ciò è regolamentato dalla legge, quindi legale. Ancora una volta, un'auto con un hardware più avanti del mondo reale e soprattutto della legislazione, però insomma anche qui capite la portata rivoluzionaria di questa classe S, il suo ruolo all'interno della Mercedes e della storia Mercedes è sempre stato questo, essere una pioniera di tecnologia, e più mano a mano queste tecnologie vedrete che arriveranno anche da noi, anche nelle nostre grandi città. Ci vorrà però ancora un po' di tempo. Una particolarità: nelle 100 e rotte pagine di comunicato i motori sono praticamente in fondo, quasi l'ultima ruota del carro. I miei cari amati motori, la mia cara vecchia meccanica, ci credo, è un'auto che ha delle tecnologie pazzesche e come vi ho raccontato, però i motori sono una bella parte. Sulla classe S, un macchinone che però deve avere prestazioni interessanti. Al lancio i 6 in linea di nuova generazione Mercedes diesel e benzina, 3 litri, più avanti arriverà un V8 mild hybrid a 48 volte, nel 2021, l'anno prossimo, una versione plug-in hybrid, anche qui però la classe S vuole dire la sua, una plug-in che saprà fare almeno 100 km in modalità EV. Non male, io non ho mai visto una plug-in che fa 100 km in modalità 100% elettrica, la vedremo però l'anno prossimo. Al lancio ci sarà la classe S 450, 6 cilindri in linea, 367 cavalli, o la classe S 500, sempre 6 in linea, 435 cavalli. Le due versioni a benzina hanno il mild hybrid che aggiunge un boost di potenza in ripartenza di 22 cavalli e 250 Nm di coppia in più. EcoBoost lo chiamano in Mercedes, ma noi insomma parliamo come mangiamo, quindi un mild hybrid. Il diesel invece non ha il mild hybrid, 350D da 286 cavalli, 600 Nm, o 400D dieselone, come lo chiamo io, da 700 Nm. Le versioni benza fanno lo 0-100 in circa 5 secondi, le diesel in circa in 6 secondi, tranne il dieselone 400D che lo fa in 5,4 secondi. Pazzesco! Dovete considerare che stiamo parlando di un'auto di più di 5 metri che peserà, secondo me, più di 2 tonnellate, velocità massima, auto limitato a 250 km/h, saranno felici i tedeschi sulle loro amatissime Autobahn. Tutte le classe S sono 4MATIC, quindi trazione AVD integrale, tranne la 350D, quindi la versione di ingresso diesel, che può essere anche a trazione posteriore. Prezzi non sono stati comunicati, ma io vi dico che quella vecchia partiva da poco meno di 100k, 98.000 euro se non sbaglio, e arrivava ai 180.000 euro delle versioni AMG vuoto, o addirittura 600, quindi 180.000 euro della versione V12, di cui non ho trovato menzione nel comunicato. Che sia sparita, ma spero di no, anche se i 12 cilindri con le nuove regolamentazioni sono un po' come dinosauri destinati all'estinzione. Io però la classe S, se potessi, me la prenderei così, 6.000, 12 cilindri, chissà se ci sarà. Però ora da voi voglio sapere un po' cosa ne pensate di questa nuova classe S, anche secondo voi è l'auto più avanzata del mondo, e soprattutto siete contenti che la classe S è tornata a fare da apripista per le tecnologie Mercedes? E poi voi prendereste lei oppure una BMW serie 7 oppure un Audi A8 o perché no una Lexus LS? Raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Io, lo sapete, sto sempre dalla parte della regina delle ammiraglie. Ciao da Matteo Valenti, al prossimo video ovviamente su automoto.it.